In questo breve tutorial vedremo come registrarci nell'area personale delle risorse dell'editore Elsevier. Questa registrazione ci permetterà, con un unico account, di salvare le ricerche effettuate nelle banche dati Scopus, Embase e Reaxys e di utilizzare il software per la gestione di bibliografie Mendeley. Se partiamo dall'home page della banca dati Embase, dobbiamo cliccare sul pulsante in alto Register. Anche se ci registriamo a partire dalla banca dati Scopus, dovremo cliccare sul pulsante in alto Register. E lo stesso dovremo fare per registrarci da Reaxys. Se vi trovate nel software di gestione di bibliografie Mendeley, dovete cliccare su Create a Free Account. A seconda della risorsa in cui ci troviamo, la schermata per la registrazione potrebbe presentare delle leggere differenze. In ogni caso, ci verrà richiesto di inserire il nostro nome, il cognome e un'email a cui desideriamo ricevere i messaggi di alert. Dovremo poi scegliere una password che contenga almeno 8 caratteri, almeno una maiuscola e una minuscola, almeno un numero, almeno un carattere speciale, ad esempio punto esclamativo o parentesi. Confermiamo la password. Non siamo obbligati a chiedere di ricevere informazioni da Elsevier, mentre siamo obbligati a flaggare la casella in cui si dice che abbiamo letto le condizioni di utilizzo. A questo punto clicchiamo su Register. La nostra registrazione è andata a buon fine e ci verrà inviata una conferma anche all'indirizzo email che abbiamo indicato. Attenzione, in Mendeley, se vogliamo utilizzare la versione Institutional che offre alcune funzionalità in più rispetto a quella gratuita, dobbiamo registrarci con la nostra email dell'università, @studenti.unimi.it o @unimi.it. La prossima volta potremo autenticarci con le stesse credenziali cliccando direttamente su Login in Embase e in Scopus. E su Sign In in Reaxys e in Mendeley. Ricordiamoci, se non stiamo lavorando sul nostro PC, ma per esempio su un PC della biblioteca, di togliere la spunta alla casellina Remember Me, per fare in modo che nessun altro dopo di noi possa accedere alla banca dati con le nostre credenziali.